Allora, Angelo, raccontaci come nasce questa quest'idea, questo spettacolo, questo modo diverso anche per raccontare la transumanza. Sì, in questa congiuntura particolare, quasi astrale, di tre riconoscimenti UNESCO che vedono l'Aquila al centro, la perdonanza, la transumanza e l'alpinismo, prima del riconoscimento UNESCO, quindi una piccola nota di merito, abbiamo ideato con Pierluigi Ruggero e Alessandro Di Loreto la possibilità di fare della transumanza uno spettacolo. Proprio perché stava arrivando il riconoscimento UNESCO e ci speravamo. Tant'è vero che la prima di questo spettacolo è stata fatta lo scorso anno, lo scorso agosto, 3 agosto, a Castel del Monte, che è capitale della transumanza. Abbiamo ritenuto di sfruttare sotto il profilo intellettuale questa straordinaria opportunità, perché noi veniamo dalle pecore, da questa economia della pastorizia. Tutti i palazzi dell'Aquila sono costruiti su quell'economia, 5 milioni di capi di pecore sull'altipiano di Campo Imperatore, un'industria come la Fiat in quel medioevo che fece dell'Aquila una grandissima città, la seconda città del regno dopo Napoli. E lo spettacolo ha una decina di repliche. Adesso parte con questo tour, certamente sulla spinta del riconoscimento UNESCO, con questo tour estivo che toccherà varie parti d'Italia, a partire significativamente dal Gran Sasso, dall'Hotel Cristallo, che è stato coinvolto nella vicenda Covid, anche con qualche polemica qualche giorno fa, e significativamente il Comune ha deciso di ospitarlo insieme al centro turistico del Gran Sasso, in questa struttura, per rilanciarne un tour che vuole proporre, sottoporre all'attenzione, soprattutto anche della politica, questo aspetto fondamentale che è la transumanza, perché purtroppo il dossier UNESCO è curato dal Molise, che se lo tiene un po' stretto e non può non tener conto del fatto che l'Aquila è capitale partente o arrivante, a seconda dei punti di vista, della transumanza verso la Puglia. Settembre andiamo, è tempo di migrare, come diceva D'Annunzio.